Nuovo video di Zerbi, nuova storia, ritorniamo appunto nella serie delle storie. Oggi vi racconterò di quella volta dove ho rischiato di farmi picchiare e rubare la collana in Corso Como a Milano. Ok, innanzitutto partiamo subito col dire una cosa. Questa qui non è una storia, tra virgolette, vecchia, perché è una storia abbastanza recente. È una cosa che è successa all'incirca, se non mi sbaglio, un anno e mezzo fa, un anno fa. Comunque non troppo tempo fa come magari le altre storie. Questa qui è una cosa molto ma molto più recente. Quindi partiamo dal presupposto che appunto a seconda di quello che vi dirò vi darò anche qualche consiglio. State attenti se siete di Milano e uscite la sera in quei posti, perché vi do qualche tips, dato che ci uscivo spesso, ora magari un po' meno, ma prima ci uscivo letteralmente quasi tutte le sere, quindi so quali sono i posti dove andare, non andare, eccetera eccetera eccetera. Allora, innanzitutto partiamo anche con un altro presupposto, cioè il fatto che ultimamente, anzi in realtà non ultimamente ma negli ultimi 2, 3, 4 anni, Milano non è che sia una cosa troppo sicura, nel senso che chiaramente col fatto che con una cosa, con un avvenimento, con l'altra, col fatto che adesso ci sono questi Maranza, con un sacco di cose che si sono messe in mezzo, ora diciamo che è anche abbastanza rischioso uscire a Milano, soprattutto se si è da soli e soprattutto la sera. Ovviamente non in tutte le zone, perché ci sono chiaramente delle zone abbastanza tranquille. Per esempio, se tu vai in Duomo, cioè in Duomo, a meno che in realtà veramente non vai dietro al McDonald's, dove lì devi essere proprio stupido per andare lì, in Duomo, in mezzo al Duomo, difficilmente vi succede qualcosa, ok? Anche se in realtà una volta vi ho pure fatto un altro video e ho rubato la collana Dora Dykes proprio in mezzo al Duomo. Però comunque, a parte quello, è stata un'eccezione. Solitamente in Duomo non succede niente. Pure a City Life, Brera, tutte quelle zone lì, tra virgolette, belline, raramente succede qualcosa. Il problema qual è? Che tutti i locali, comunque non tutti chiaramente, ma un buon 70% dei locali più popolati e conosciuti a Milano, per esempio il Lime, l'Hollywood, il The Club e Lollapalooza, Tocqueville, sono tutti in quella zona lì, cioè la zona di Corso Como. E Corso Como è una zona che soprattutto di sera è una zona letteralmente di... Cioè, ve lo dico chiaramente, ragazzi, se siete da soli, ok, o comunque in due persone, a meno che non entrate subito, se state lì a girare tutta la sera, è qualcosa, ma il 90% vi succede, perché lì c'è tutta gente che il 50% delle persone vanno lì per rubare o comunque fare casino, quindi state attenti. Ora però, quello che mi è successo in realtà è successo proprio agli inizi, quando io in realtà uscivo da magari 6 mesi a Milano, vedevo qualche scena quasi tutte le sere, però dicevo, vabbè, finché non succede a me non lo posso capire, ok. In realtà quella volta lì è stata la volta appunto dove ho rischiato di più. Ora partiamo con la storia. Mi ricordo esattamente, eravamo io, Alex e altri due miei amici, ok. In realtà non erano miei amici, perché li conoscevo di striscio, li conoscevo molto poco, cioè nel senso era una delle prime volte, anzi forse con uno dei due era proprio la prima volta che uscivo con lui, mentre in realtà l'altro l'avevo già visto qualche volta, però non è che c'ero così tanto amico, ok. Andiamo in Corso Como, me lo ricordo esattamente, dovevamo entrare in questo locale che si chiamava Tocqueville. Eravamo esattamente davanti al Tocqueville, anzi non proprio davanti ma nella vietta per andare al Tocqueville. Quelli che sono di Milano hanno presente la scena, mi ricordo che è stata esattamente questa. Quando di solito qualcuno ti vuole venire a rubare qualcosa, ok, tu lo capisci al volo, perché già dalla faccia della persona lo vedi, già dal fatto che sono in 20 tutti in un punto lo capisci, già dal fatto che li vedi, cioè adesso non voglio dire cose che poi magari si ritorcono contro di me, però fidatevi che quando siete in quella situazione lì lo capite, ok, lo capite. E a Corso Como tutti sono così, quindi lo capite sicuramente la maggior parte. Io mi ricordo che stavo appunto camminando per andare verso il Tocqueville, ero, se non mi sbaglio, nella vietta dove poi bisogna girare a destra per appunto andare, e proprio lì sull'incrocio vedo davanti a noi un gruppo di 30 maranz, ok, 30 persone, gente che magari aveva 17-18 anni, come c'era anche magari il 20enne, il 21enne, tutti lì raggruppati, già che urlavano, già che facevano casino eccetera. Io ho detto, vabbè, cosa mi interessa, io devo entrare, non mi interessa, ed ero appunto con questi 4 miei amici. Io, come un idiota ovviamente, andavo in giro a Milano. Adesso vi racconto come andavo in giro così, con gli occhiali di Off-White, ok, quindi già lì sono proprio un idiota a prescindere, e poi con la collana, non so se avete presente la mia vecchia collana da porra, quella con tutti gli Swarovski qui, ok, quella che praticamente adesso hanno tutti, andavo in giro appunto con quella collana lì, quindi già attiravo molto l'attenzione. Questi ragazzi mi vedono e uno di loro, infatti inizialmente siccome non volevano rubarmi niente, uno di loro, uno un po' più piccolo che aveva 16-17 anni, mi vede, mi riconosce e viene verso di me, ok, viene subito verso di me. È arrivato soltanto lui con un altro suo amico, quindi mi fa, no, possiamo farci una foto, eccetera, eccetera, va bene, va bene. Quando però arriva lì, appena mi chiede la foto, dice a tutti gli altri, a tutte le altre 20 persone che c'erano dietro, ragazzi, venite anche voi che c'è uno famoso, ok, questa è stata proprio la frase, venite anche voi che c'è uno famoso. Io dico, vabbè, già lì stavo iniziando a dire, ok, potrebbe succedere qualcosa, stiamo attenti perché molto probabilmente succederà qualcosa. Va bene, ho detto, dai, oh, mi faccio sta foto, veloce, fai sta foto che devo entrare, me ne voglio andare da qua. Allora ho detto, vabbè, è rischioso, ci facciamo la foto. Ho capito
capito, proprio chiaramente ho capito che mi volevano rubare il telefono e anche la collana, di conseguenza poi, adesso capite, quando loro mi fanno, ok, facciamo la foto, però la facciamo con il tuo telefono. Io gli dico, cazzo di senso, cioè, devo fare la foto con il mio, cioè, la foto la vuoi fare tu con me e devo farla col mio telefono, scusami, ma che senso ha? Cioè, come se voi andate, beccate, magari, non so, Sfera e basta, volete fare la foto con lui e dite a Sfera, oh Sfera, però, aspetta, facciamola col tuo telefono. Cioè, capite che non ha senso. Quindi io già lì mi ero un po' insospettito, ho detto, ok, qui c'è qualcosa sotto che non mi quadra, qui mi vogliono rubare sicuramente il telefono, perché appena lo tiro fuori, o comunque capiscono in che tasca ce l'ho, me lo rubano. Sono in 20, noi siamo in 3, capite che è abbastanza ovvio. Quindi ho detto, no, facciamola col tuo. Il tipo, quando gli ho detto, no, facciamola col tuo, già si stava un po' iniziando ad alterare, ok? Quindi gli faccio, beh, la vuoi fare oppure no? Fa, vabbè, stavo cercando appunto di sviare, eccetera, eccetera. A quel punto allora io quasi faccio per andarmene, ma non me ne vado. Cosa succede? Lui, questo ragazzo qua, mi guarda la collana, me la vede, dopo aver capito che non riusciva appunto a rubarmi il telefono, e mi chiede, oh, ma questa collana è vera? Proprio guardandomi mi fa, questa collana è vera? Io, da coglione che sono, proprio da coglione che sono, gli dico sì, ma... Cioè, è ovvio che gli avrei dovuto dire no, però sul momento non ci ho pensato, me ne stavo andando via, stavo parlando con i miei amici, ho detto sì, è vera. Quando ho capito che non voleva fare la foto, ma che la situazione stava degenerando, io prendo, mi giro e faccio per andarmene. Cioè, mi giro letteralmente di spalle e faccio per andarmene, e tutti gli altri chiaramente mi seguono. Appena mi giro di spalle, faccio 2 metri, uno di questi si avvicina davanti a me, cioè si avvicina proprio, mi prende la collana dal collo e mi tira indietro. Io ovviamente faccio forse davanti la collana di Aporro, me lo ricordo, non si apre mai, a meno che tu non l'apri con le mani, non si apre, cioè addirittura facevo fatica io ad aprirla con le mani, figuratevi se uno ve la tira, è impossibile che si spezza, è impossibile. Quindi io vado avanti, il tipo me la tira dietro, mi stavo quasi per strozzare con la mia stessa collana, quando un altro di quel gruppo lì va in soccorso dell'appunto dell'amico che mi stava cercando di rubare la collana e mi aiuta, quindi in due che mi stavano tirando la collana, io, è successo tutto in 10 secondi chiaramente, quindi io praticamente cado quasi all'indietro, quindi metto le mani indietro ma cado quasi all'indietro, ok? La collana non si era riuscita a strappare, quindi quindi praticamente niente, io ero per terra con ancora la collana addosso e c'erano queste qui esattamente davanti a me e tutto il gruppo delle altre 18 persone dietro, ok? Quindi cioè era una situazione un po' brutta. E voi direte, vabbè, i tuoi amici cosa stavano facendo? C'era Alex esattamente lì di fianco, questa situazione fa straridere, infatti poi chiaramente un minimo ci ho litigato, c'era Alex lì di fianco a me e questi altri due che in realtà io non conoscevo neanche praticamente, quindi da una parte ci sta. Io dico, cazzo, mi guardo un attimo e dico, oh, ma è successo tutta questa cosa, mi stanno per picchiare, mi stanno per rubare la collana, perché non era finita qui, eh? Dove sono tutti gli altri? Cioè dove cazzo sono finiti? Ce n'era uno che aveva fatto finta di niente, si era messo il cappuccio e era andato nell'altra via opposta e stava andando via dopo aver visto la situazione, e c'era l'altro che era entrato nel locale per nascondersi. E dico, ma che cazzo, l'unico che ovviamente un minimo era lì con me è stato Alex. Cosa è successo? Che appena hanno visto che non riuscivano a rubarmi la collana, uno del gruppo gli urla, vai 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 vai, e questo qua che era appunto davanti a me cerca di venirmi incontro e tirarmi un pugno, ok? Io ovviamente mi allontano, praticamente gli blocco il braccio e mi arrivano in 20, ok? Cioè mi iniziano a venire tutti contro, tutte queste persone. Io lì non potevo fare niente nella situazione, c'era uno che mi stava venendo incontro, per fortuna c'era ancora lì Alex in mezzo, che lui era appunto in disparte, si è messo in mezzo e l'ha preso da dietro, cioè l'ha proprio l'ha bloccato da dietro. Ad Alex, vabbè, gli è arrivato uno schiaffo, cosa da niente, dietro la testa, e nel frattempo c'ero io ancora appunto che per terra, che stavo cercando intanto di rialzarmi. Per fortuna, e dico per fortuna, lì in Corso Como, vicino alla discoteca dove sto per andare io, quindi al Tokyo, lì ci sono un sacco di altri locali, quindi tutti i bodyguard dei locali vicini si sono messi in mezzo, ok? Si sono appunto messi in mezzo per risolvere la situazione. E con questa cosa io ho avuto la possibilità di rialzarmi, prendere e andarmene velocemente via, ok? Andare subito nell'altro vicolo e andare velocemente via. Quindi voi dite, vabbè, hanno cercato di rubarti la collana, ok, ti sei preso quasi un pugno, alla fine non l'ho preso per fortuna, ti fa male un po' il collo perché vabbè, avevo il segno di che mi stavano cercando di rubare la collana, ma è finita lì. Ora vabbè, aspetto un 20 minuti, ritorno da quella parte lì, rivado verso il Tokyo e cerco di entrare in discoteca finalmente, no? Aspetto 20 minuti, prendo un cocktail in un altro bar, dico vabbè, oh, finalmente riandiamo verso quella zona lì. Arrivato verso il Tokyo, sono praticamente a 20 metri dall'ingresso e mi vedo sto cazzo di gruppo di prima esattamente lì davanti, cioè anche loro erano lì davanti, perché sarà che stavano aspettando che qualcuno esca per rubare a qualcun altro. Quindi cosa succede? Io stavo camminando di lì, me li vedo davanti esattamente, me li vedo proprio davanti a me. Aspetta, mi fermo un secondo, proprio mi fermo e li guardo per capire se erano realmente loro. Loro, uno di loro mi vede, tutti si iniziano a guardarmi e vedo che loro camminano verso di me. Cioè erano fermi da lì, non so da quanto, comunque li ho sempre visti fermi, camminano verso di me. Io già li avevo capito, quindi prendo, mi giro,
e vedo che loro aumentano il passo. E me ne vado via. E vedo che loro aumentano il passo. C'era di fianco a me un altro nemico che si chiama Giorgio, che non c'entrava assolutamente un cazzo niente. Cioè, non c'era neanche nella situazione prima. Perché non arrivate al termine. Non c'era neanche prima. Io gli dico, oh fra, tu che sei di fianco a me, ti hanno visto che sei con me. Vieni via, fidati, seguimi a me. Vieni via, vieni via, vieni via, vieni via. E abbiamo iniziato a camminare via. Ok, camminare via. Questi qua, boom, si sono messi subito a correre. Quindi anche noi giriamo l'angolo e iniziamo a correre. Abbiamo fatto una corsa con queste 20 persone che ci seguivano dietro di 10 minuti, una maratona, e siamo andati fino a Piazza Gaio Lenti. Probabilmente la conoscete, diciamo che lì è un posto, tra virgolette, un po' più bello, di fianco dove ci sono tutti i palazzi, l'Unicredit, vicino a City Life. Lì raramente ti può succedere qualcosa, magari in Piazza Gaio Lenti sì, ma è raro. Arriviamo lì, ci nascondiamo dentro ad una gelateria, la gelateria di Piazza Gaio Lenti, me lo ricordo bene, e praticamente questi qua arrivano qui, iniziano a cercarci, eccetera, eccetera. Noi siamo appunto andati dentro, proprio dentro, ci siamo seduti, siamo andati vicino alla porta del bagno, ho detto, se questi arrivano qui e ci beccano, noi siamo fregati, perché chissà cosa ci fanno, ok? Quindi siamo stati lì tutto il tempo, mezz'ora, 20 minuti appunto, lì in quell'angolo lì, e io a quel punto ho detto, ok, la situazione è adesso questa: se noi usciamo e ci becchiamo sto gruppo di 20 persone, se anche ci becca uno, qui succede un disastro, perché noi siamo in tre e loro non so quanti sono, ci vogliono rubare, ci stanno cercando praticamente tutta la sera. Cosa facciamo? Non possiamo andare neanche in altri locali, perché il discorso qual era? Che se andavamo nei locali, appunto, in tutti quei locali in Corso Como, la possibilità che li beccavamo c'era. Se riandavamo al Tocqueville, sicuramente li ribeccavamo, perché erano appunto lì di fronte. Quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto spendere 67 euro di Uber per tornare a casa, per tornare a casa mia. E poi da casa mia sono dovuto andare in un'altra discoteca in macchina. Cioè, un disastro ho dovuto fare, un disastro, tutto rovinato da queste persone che sono lì a Milano, davanti ai locali, o comunque in giro a rompere i coglioni. Quindi ragazzi, io me la sono scampata, perché alla fine, vabbè, avevo un po' il collo segnato, ma non mi è successo niente di che. E vi dico, mi raccomando, ho visto un sacco di scene brutte a Milano. Se siete di Milano, state attenti, non ve lo devo neanche dire io se siete di Milano, lo sapete, ma state attenti ad uscire in Corso Como e in quei posti lì, magari verso l'una, le due, le tre di notte, soprattutto da soli, comunque in due persone massimo, perché c'è una buonissima possibilità che vi succeda qualcosa. Infatti Milano fa cagare, no vabbè, sto scherzando, non fa cagare tutta Milano, però quella parte lì letteralmente sì. Ovviamente ci sono un sacco di altre discoteche belle, anzi molto più belle, non in Corso Como. Un bacio ragazzi, seguitemi su Instagram e fate sapere se volete altre storie di questo tipo, e soprattutto se metterò la box domande su Instagram dove chiederò che storie volete, chiedetemi un po' di domande, che vi racconterò qualche bella storia interessante. Bella ragazzi.